E allora, eccoci qui amiche e amici, ben ritrovati Canale 2, c'è la nostra rubrica di approfondimento quotidiana. Riprendiamo con le trasmissioni quotidiane dopo questo andirivieni interrotto da ponti, ponticelli, giornate festive di mezzo. Insomma, c'è stata Pasqua, c'è stato il 25 aprile, c'è stato anche Federicus, quindi adesso la città ritorna un po' in quello che è il suo ritmo normale di sempre e torniamo anche, grazie alle nostre trasmissioni televisive, a ridare un senso cronologico più tranquillo dopo insomma, quello che è accaduto negli ultimi giorni. Sappiamo tutti, Altamura è stata invasa da tantissimi visitatori che per assistere alla festa medievale Federicus hanno raggiunto la nostra città. Avremo certamente tempo in altre trasmissioni di fare il focus su quanto accaduto nell'ultima edizione di questa grande festa. Oggi entriamo in un altro tema, anche perché, come dicevo, la nostra città va avanti e ha altri appuntamenti. Vi presento le ospiti che sono qui con me in studio, la regia ce le inquadra in questo momento. Ecco qui Angela Castellano, socia e anche educatrice professionale di Auxilium, e poi alla mia destra Ketty Lo Russo, che è componente del consiglio di amministrazione ma anche amministratore della Auxilium. Auxilium, sapete, è un'impresa sociale, lavora molto nel campo del sociale, ha una storia lunghissima, tanto che quest'anno festeggia i propri 35 anni. 35 anni di attività nel sociale e per l'occasione sono stati messi su un po' di eventi dei quali parleremo proprio in questa puntata. E allora magari partiamo da Ketty Lo Russo, grazie intanto per essere qui. Allora, 35 anni di Auxilium, che sembrano pochi ma non lo sono assolutamente, perché se torniamo indietro anche nel tempo, 35 anni fa per noi eravamo ragazzini tutti quanti. Sì, grazie a voi per l'accoglienza di sempre, per lo spazio che ci concedete. Noi siamo contenti, diciamo, per questa concessione, sia perché insomma vogliamo festeggiare anche con voi evidentemente i nostri 35 anni di Auxilium, e poi perché per noi effettivamente rappresenta un traguardo pronto per ovviamente andare oltre evidentemente. E infatti non a caso noi ci amiamo definire Mondo Auxilium, quindi 35 anni di Auxilium. Nasce esattamente nel primo maggio del 1984 con quello che è la storia, diciamo, più volte abbiamo anche ricordato attraverso di voi, ovvero la chiusura dei manicomi, quindi la creazione delle prime strutture pronte ad accogliere persone che per fortuna venivano concesse, diciamo così, ai territori. E noi abbiamo costruito quel territorio, lo abbiamo costruito tanto da diventare poi Mondo Auxilium, perché la nostra diciamo forza, la nostra caratteristica è quella di non essere soli, di non voler mai essere da soli, ma di lavorare in una rete in continua costruzione. Infatti l'evento dei 35 anni l'abbiamo chiamato la rivoluzione dell'inclusione. L'inclusione è l'obiettivo primario per cui noi lavoriamo attraverso tutte le nostre realtà, l'impresa sociale e tutte le realtà associative ad essa connesse, ed è una rivoluzione che ovviamente è in corso. È una rivoluzione che abbiamo fatto quando nell'84 chi appunto mise su questa cooperativa e il gruppetto del 1984, vorrei ricordare colui che è attualmente ancora presidente dopo 35 anni, ovvero l'avvocato Tranni Mattachieri Evangelista. È la storia della nostra Auxilium, perché solo lui sa oggi tutto ciò che è accaduto nei 35 anni. È l'archivio storico del nostro Auxilium, assolutamente, e poi chi come noi ovviamente è intervenuto successivamente. E quindi insieme a lui poi ovviamente negli anni successivi abbiamo, seguendo le leggi, seguendo l'evoluzione della società, seguendo l'evoluzione di quello che il territorio ci ha diciamo posto ai nostri occhi, siamo andati avanti. E quindi oggi Auxilium ha tutta una serie di strutture riabilitative, sociali, sociosanitarie,
volontarie e ha una rete intorno a sé a partire dall'Auxilium e dintorni, che è il nucleo del volontariato che oggi accompagna tutte le nostre strutture, insieme per esempio al Servizio Civile Nazionale che in questo momento abbiamo all'interno delle nostre strutture, insieme alla cooperativa Amica che è il ponte verso la società quando persone che seguono percorsi nelle nostre strutture sono pronte ad entrare nel mercato del lavoro, oppure il lavoro che svolgiamo all'interno della casa circondariale di Altamura. La Polisportiva Olimpia, che è il motore sportivo Auxilium, è partita con un primo grande evento, lo ricorderete, la gara podistica, no? Mens sana in corpore sana, ed è lì poi un volano che ha portato e porta oggi i nostri ragazzi, ospiti delle strutture, a livelli anche internazionali. Beh, trofeo Auxilium, Il trofeo Auxilium, ha cominciato esattamente. nel 1989 Esatto, il primo sì. trofeo Auxilium denominato Mens sana in corpore sano. Quindi Quindi 35 anni di Auxilium, 30 di trofeo Auxilium, quindi quest'anno metteremo su tra i vari eventi che andiamo ad inaugurare il prossimo 3 maggio anche un importante trofeo Auxilium. E quindi la rete che poi si è continuata a costruire. Nessuno esente dal nostro, come dire, dal nostro mondo, proprio perché in ogni dove è necessario stare con le persone per favorire quella rivoluzione. Che può sembrare un termine negativo, ma è la rivoluzione per l'inclusione. E quindi includere significa meno discriminazione, meno stigma per tutti. ok, passiamo adesso da questa parte dove c'è Angela Castellano, svolge il ruolo di socia, ma è anche e soprattutto nella praticità Educatore. educatore, un'educatrice, un educatore, insomma, come vogliamo definire. Auxilium è anche un mondo che conosciamo attraverso le nostre telecamere, perché noi abbiamo Certo. sempre un po' seguito le vostre attività. Quindi, al di là di tutto questo discorso di mondo Auxilium, voi avete anche una funzione di carattere, diciamo, sociale, assistenziale, educativa, anche per, come si chiamano? Quelli della terza età, li chiamiamo Sì, così. soprattutto diciamo, volevo un po' fare diciamo, un discorso al contrario. Abbiamo cominciato come cooperativa Auxilium a gestire una piccola comunità, una diciamo, casa alloggio, è cominciato tutto là. E poi dopo, nel corso del tempo, abbiamo aperto tante strutture, Eh sì. quindi casa alloggio, comunità, Avete una centro struttura qui diurno, vicino ai nostri studi? sì, il centro diurno e il dopo di noi, case per la vita, centro socio-educativo. Nel frattempo, nel lontano 2002, abbiamo aperto il centro anziani Belle Età, un'altra struttura, diciamo, che fa parte del mondo Auxilium, che ha, come dire, eliminato molta solitudine proprio per quanto riguarda la terza età. Abbiamo eliminato come dire, quella cosa brutta delle donne che erano in casa, quindi le donne che sono uscite dalle loro abitazioni hanno cominciato a frequentare luoghi sociali. Donne che si sono evolute, i nonni di oggi hanno acquisito, grazie a tutte le attività che sono state svolte nell'ambito del centro anziani Belle Età, anche l'opportunità di imparare ad usare tablet, cellulari. Ormai le nostre nonne sono nonne moderne, Certo. nonne che sono capaci di mandare foto, comunicare con i loro figli che sono, diciamo, all'estero per lavoro. Pertanto è cambiato. Quindi ritorna il termine rivoluzione, cioè abbiamo fatto una rivoluzione proprio nel contesto sociale di Altamura, quindi tutto è cambiato. Certo. Certo, no, il vostro poi del resto è un lavoro tangibile, perché 35 anni sono un terzo di Sì, secolo, non sì. è roba da niente, assolutamente. In 35 effetti. anni cambia la storia a Sì, volte. io ormai sono entrata nell'Auxilium nel 1988, quindi sono arrivata a 30 anni di attività lavorativa. Pertanto anch'io sono cresciuta e maturata, fra un po' arrivo nel centro anziani Belle Età, anch'io. Cambi stanza, cambierai stanza, Cambierò passi stanza, cambierò dall'ufficio. ruolo. Sicuramente, Sì. cioè, ci scherziamo su questa roba, però vi Certo. possiamo garantire che è davvero un lavoro importante, pregevole, per di più un lavoro svolto con un'equipe di professionisti, perché Certo.
trattate un po' tutte le questioni a 360 gradi. Sì. Perché ci occupiamo di riabilitazione psichiatrica, quindi nell'ambito del nostro gruppo abbiamo anche psichiatri, psicologi, scusate, assistenti sociali, educatori professionali, tecnici della riabilitazione, OSS. E l'equipe è abbastanza, diciamo, grande. Tra l'altro ci occupiamo anche di formazione. Pertanto, diciamo, l'Auxilium proprio in questo campo ha preparato nel corso del tempo molti OSS che ora, si affacciano nell'ambito Mercato del del lavoro, mercato chiamiamolo del così. Beh, lavoro. no, Sì, perché sono sì, figure sì. professionali molto Certo. richieste. Sappiamo che le strutture sanitarie magari hanno difficoltà A trovare a trovare gente con personale, questo quindi titolo. affidano Assolutamente. Sì. servizi in esterno, in outsourcing, e si va avanti, ma insomma il mondo del lavoro sta diventando così. Allora, veniamo anche un po' a quello che accadrà nel corso di questo 35esimo anniversario. Voi avete predisposto una serie di eventi partiamo cronologicamente in termini di tempo, il 3 di maggio, venerdì, alle 10 nel Teatro Mercadante di Altamura ci sarà la convention che parlerà appunto di Auxilium dal tema La rivoluzione per l'inclusione. Ecco, chi presenzierà questa convention, di cosa poi in termini pratici Certo, parlerete? assolutamente. Sì, esattamente. Questi che vi presentiamo oggi sono, chiamiamoli così, i primi due eventi, perché insomma è nelle nostre corde voler dare non lustro perché si parli di noi, ma sempre per il motivo di cui prima. Se si parla di noi in quanto Auxilium, parliamo di inclusione, perché parliamo di una fetta molto ampia di destinatari, destinatari che sono non soltanto persone con disabilità o anziani, quindi le persone di cui ci prendiamo cura, ma anche i loro familiari, i caregiver, i volontari, i tecnici, quindi tutta una società intorno a questo mondo. E allora il 3 maggio abbiamo scelto questo anche, come dire, scenario molto importante ad Altamura, che è quello del Teatro Mercadante, che devo dire fa un po' impressione perché è molto bello, è molto grande, però ecco, volutamente siamo voluti entrare in questo scenario qui per dare lustro a chi ha voluto dare lustro a noi. Chi ha voluto dare lustro a noi sono le famiglie che si sono fidate di noi, sono i professionisti che si sono fidati di noi in quanto impresa, noi per primi lo siamo evidentemente. E quindi attraverso questa convention avremo una serie di ospiti nei vari settori, dal punto di vista psichiatrico, lo psicologo, l'educatore professionale, quindi una serie di figure che si metteranno a confronto sul tema della rivoluzione per l'inclusione e ci diranno un po' quello che si è fatto, un po' quella che è la strada da percorrere, ma soprattutto avremo storie di vita attraverso le famiglie, attraverso i volontari di servizio civile, attraverso persone con disabilità. Spiccheranno anche delle caratteristiche diverse, no, finalmente, di chi a volte attraverso una sedia a rotelle può far immaginare che il suo mondo è la sedia. Ebbene, no, ci sarà una storia di vita molto, molto bella, e la voglio anche preannunciare Certo, perché diciamo. porta molta emozione. Si tratta di una ragazza di Acquaviva, lei si chiama Biffi, si fa chiamare Biffi, e niente, lei ha una patologia molto importante, però sa cantare molto molto bene, e non solo sa cantare, e lei ha una storia molto bella. L'ascolteremo poi sul palco del Mercadante la mattina del 3 maggio, e poi ci saranno musiche, tradizioni, attraverso anche il Centro Bell'Età, che ci porterà in un piccolo scroscio anche di Federicus, visto che siamo ancora, no, un po' sicuramente nell'area federiciana qui ad Altamura, quindi tradizioni, e poi lanceremo nella stessa occasione anche l'evento dell'8 maggio. In realtà l'evento dell'8 maggio si apre già il 3 pomeriggio, perché si tratta di gare interregionali di calcio, quindi ci saranno squadre dalla Puglia, dalla Basilicata che giocheranno a calcio, squadre unificate, ragazzi con disabilità
e ragazzi senza disabilità sui campi Pellegrino Sport di Altamura per le gare preliminari il 3 maggio e poi la grande giornata sportiva l'8 maggio mercoledì, a partire dalle ore 9. Sì. Dalle 9 alle... alle 16 più o meno si terranno le premiazioni. La giornata sarà ovviamente arricchita non solo dalle gare di calcio ma anche qui da una presenza molto molto importante di scolaresche, perché grazie anche alla collaborazione del Comune di Altamura arriveranno scolaresche di varie fasce d'età, così come arriveranno anche il giorno 3 all'interno del Teatro Mercadante, perché i giovani scuole superiori, scuole inferiori sono il futuro, e quindi se ancora dobbiamo continuare, continueremo a farla questa rivoluzione per l'inclusione, molto dipende anche dai giovani, perché se loro guardano con occhi diversi quello che accade intorno a loro, e quindi l'incontro con una persona con disabilità, il confronto, ma anche l'essere, stare con loro nella scuola, nella classe, sul mondo del lavoro, sarà una società inclusiva sicuramente. Beh, diciamo che avete preparato due eventi, ma mi è sembrato di capire che ci sarà dell'altro ancora. Più in avanti ci sarà dell'altro. Sì. Angela faceva riferimento al discorso della formazione, quindi anche dal punto di vista della formazione in questi giorni c'è il bando OSS che porterà alla formazione di ancora 18 figure che evidentemente saranno anche il nostro futuro, e in questi giorni, quindi i primi di maggio, ci sarà l'inaugurazione di una nuova casa per la vita, quindi ancora posti letto e ancora pronti ad accogliere non solo persone che necessitano di questo servizio, ma anche nuovo personale al lavoro. Quindi questa per noi è anche lavoro e proseguimento, attraverso momenti convegnistici, attraverso il trofeo Auxilium, che sarà però nella seconda, diciamo, metà dell'anno, e quindi attraverso tutta questa serie di iniziative, il teatro, quindi stiamo preparando in realtà una nuova rappresentazione con un grande gruppo teatrale che proprio lì a Mercadante lo scorso anno è andato in scena, ma che ha visto anche il centro socioeducativo due settimane fa presso il Redentore andare in scena la Trasfigurazione, non il Redentore, sì, in scena con Fidarsi è bene, non fidarsi è, e quindi una sorta di commedia anche molto sarcastica, molto bella, e che ha visto in scena più di 60 attori tra familiari, ragazzi, associazioni di volontariato che si sono, ecco, proprio incluse, sempre a voler portare avanti questo grande concetto. Siamo in una rivoluzione, siamo in una società che vuole cambiare, ha bisogno di un cambiamento importante, ha bisogno di essere soprattutto inclusiva. Per diciamo completare un po' il discorso, in quanti siete oggi fra interni ed esterni a lavorare all'interno di questa siamo organizzazione? Siamo tanti. L'Auxilium, come diceva giustamente Chetti, noi stiamo effettuando una rivoluzione. Questa rivoluzione che tende a creare ponti con tutto quello che offre il territorio, come ha già detto precedentemente. Pertanto noi cerchiamo di avere rapporti con tutto quello che offre il territorio, quindi le opportunità sono tante, e siamo tanti a stare tutti insieme. È bello stare insieme come una grande famiglia, ecco perché il nostro mondo Auxilium. Con noi lavorano forse un centinaio, 150 persone, quindi siamo veramente tanti. 150. Mica una cosa da niente, no, 150 assolutamente. Persone. No, assolutamente. Abbiamo anche i servizi domiciliari, quindi tanti, tanti OSS ed educatori che lavorano anche a domicilio per gli anziani e per le persone con disabilità, l'assistenza specialistica nelle scuole che offre un servizio importante, offre lavoro a tanti ragazzi, tanti educatori professionali, e poi le strutture sociosanitarie che a norma da regolamento sono equip complete, e quindi equip che hanno in seno tutti i lavoratori previsti. Siamo più di 150. Bene, allora, che dire, auguri per questi 35 anni, come avete sentito si comincerà il venerdì 3 maggio alle 10 di mattina nel Teatro Mercadante, dove ci sarà questo incontro, una convention dal tema La rivoluzione per l'inclusione, dove ci saranno professionisti a confronto, saranno raccontate storie di vita e ci sarà anche l'ascolto di musica e la visione di alcuni eventi, ecco. Sì. Alcuni filmati, certo. Avete sentito. Poi
Sempre venerdì 3 maggio nel pomeriggio ci sono i preliminari delle gare di calcio e mercoledì 8 maggio c'è tutta la giornata finale con le squadre che si sfideranno per la vittoria finale e alle 16 di pomeriggio le premiazioni. Direi quindi che insomma, vi auguro buon lavoro. Perché... Grazie, sì, noi cogliamo l'occasione di invitare Canale 2 ai nostri eventi, perché insomma cercheremo la vostra... di essere presenti, l'abbiamo anche sempre fatto. Tutti i telespettatori, coloro che ci stanno seguendo e che seguono voi con costanza, perché c'è posto per tutti, nel senso che proprio perché siamo in tema di rivoluzione vogliamo continuare ad includere, quindi anche semplicemente essere curiosi di conoscere la nostra realtà, perché a volte conoscere significa poter dare una risposta quando qualcuno ne ha bisogno. Quindi volentieri accogliamo tutti, sia il 3 maggio al Teatro Mercadante, sia l'8 maggio sui Campi Pellegrino. Grazie ancora. Va bene, allora io ringrazio le nostre ospiti che sono state qui in studio, Angela Castellano, educatore professionale, nonché socia della cooperativa dell'impresa sociale Auxilium, e Ketty Lo Russo, componente del consiglio di amministrazione, che è amministratore appunto. Grazie. Della stessa Auxilium. Ringrazio ovviamente voi, gentile pubblico, che ci avete seguito e vi ricordo sempre le nostre strisce quotidiane. Andiamo in fascia pranzo 13.30, 14.30, in fascia preserale alle 19.30, poi alle 22 e dopo la mezzanotte. Ma se vi siete persi qualcosa per impegni vari, non c'è problema, perché questa puntata potrete rivederla domattina a partire dalle 6 fino alle 8.30, quindi se, insomma, in effetti, risvegliandovi potrete magari tranquillamente vederci e perché no, anche un saluto al pubblico che ci segue su Canale 2 Radio, perché la parte audio di questa trasmissione va in onda tutti i giorni alle 18 su Canale 2 Radio e in replica il giorno successivo alle 12. Bene, io vi ringrazio. Grazie a voi dell'ospitalità. Beh, insomma, vi faccio anche gli auguri anche grazie. Per quello che state facendo, grazie. Che avete fatto e che continuerete a fare. Grazie a voi. È tutto, amici, alla prossima.